insieme, no? E non risponde mai lei. Ma che... No, no, tutto a posto, volevo sentire solo Martina come stava, da allora la chiamo. Lorenzo Silvestri è un ragazzo che ha realizzato il proprio sogno, che tutti chiamano Lollo e che vive la vita sicuramente in maniera serena, che ha raggiunto tanti obiettivi e che però ne vuole raggiungere tanti altri. Mi sveglio al mattino e faccio una colazione abbondante perché è importante per gli atleti. E poi vado al centro sportivo dove facciamo allenamento e niente, nel pomeriggio poi riesco a togliermi qualche sfizio, insomma, delle mie passioni come la lettura. La mia più grande passione ovviamente è il mio lavoro, cioè il calcio. Lo vivo a 360 gradi e 365 giorni l'anno. Ne ho altre come l'arte, come la musica. Le persone che incontro quotidianamente sono sicuramente i miei compagni di squadra, sono praticamente come una mia seconda famiglia. Bravissimo! La mia Torino è fatta soprattutto di piazze, poi vengo da Roma, quindi sono un amante particolare dei spazi ampi. Qui mi capita spesso di passeggiare a piedi o in bici per Piazza Carignano, per Piazza San Carlo, per Piazza Carlina. A mezz'ora di macchina ci sono le Langhe, vado spessissimo a visitare Barolo, Monforte. Un'altra cosa che mi piace particolarmente sono sicuramente i caffè storici, che fanno parte della storia di Torino, quindi mi piace passare del tempo lì a bere un caffè. Oltre a dei bar meravigliosi dove si può in orari consoni prendere un ottimo aperitivo e starsene con gli amici. La mia definizione di stile è quella di, diciamo, non farsi notare per il modo di vestire, non farsi notare in maniera eccessiva, ma il farsi ricordare. Per me la semplicità è la cena fuori con gli amici storici, una passeggiata in montagna con la mia famiglia, con mia sorella, una lettura davanti a una tisana con la mia ragazza. Alla fine, per noi che siamo spesso sotto i riflettori e giudicati giorno per giorno, sono i nostri momenti di tranquillità e di serenità dove ci sentiamo anche, mi sento anche al sicuro, ecco. Ciò che faccio l'ho sempre sognato, la mia caparbietà, la mia determinazione poi mi ha fatto arrivare a questi livelli. Il mondo slowwear di Incotex per me rappresenta l'eleganza par excellence, mi rappresenta in toto. Io sono una persona che si veste molto lineare, avendo un certo tipo di muscolatura sono anche super vestibili e poi sono diventati anche meno me una piccola famiglia, perché qui a Torino ormai frequento tantissimo il negozio e si è creato un ambiente proprio familiare anche con tutto il mondo slowwear. Il motto è quello: vola alto solo chi osa farlo, nel senso che solo credendoci intensamente, solo ponendosi degli obiettivi anche magari difficili da raggiungere, solo sognando in grande si possono poi raggiungere obiettivi. Sembra banale, ma per me è stato così e soprattutto nel mio mondo è così, perché c'è tantissima concorrenza e quindi bisogna sempre metterci qualcosa di più degli altri per arrivare e restare a un determinato livello. Io ho tanti sogni, alcuni li ho raggiunti, altri vorrei raggiungere anche da persona, da human being, diciamo, da persona normale, come quello di avere una famiglia, quello di vivere, insomma, nella città che amo. E anche nel mondo del lavoro, nel mio mondo sportivo ne ho raggiunti tanti e ancora voglio raggiungere alcuni.